Intanto c'è un dibattito in corso fra i rapporti fra sinistra e Verdi, che secondo me è falsato proprio dal fatto che nessuno dei due ha messo al centro questo nodo, che secondo me è il nodo centrale della nostra epoca, cioè che a patire per i danni all'ambiente sono soprattutto i poveri, sia dal punto di vista geografico, cioè i paesi più poveri, sia dal punto di vista sociale, cioè le classi più sfruttate. E che non c'è riscatto possibile delle classi sfruttate se non si affronta il problema del risanamento dell'ambiente. Ovviamente il clima è la questione principale, perché è la più urgente, oltre che la più sconvolgente. Secondo me, a parole, nella loro enunciazione, il movimento Fridays for Future questo tema lo ha colto in pieno. Poi ha bisogno di essere sviluppato e articolato, questi sono in gran parte ragazzi alle prime armi, c'è fra di loro qualche anziano o persona di mezza età che cerca di aiutarli o anche di capire di più, eccetera, però è un processo che deve ancora in gran parte svilupparsi. Però la capacità di mettere a fuoco il problema c'è ed è una svolta secondo me importantissima. Beh, è una rottura perché questo movimento nasce per mettere al centro una sola questione, che è quella da cui dipendono tutte le altre, perché se non si affronta la questione dell'ambiente e innanzitutto del clima, tutte le lotte per il lavoro, per il welfare, per la giustizia sociale, per la casa, eccetera, perdono di mordente, perché in realtà vengono subissate, verranno sempre di più da una peggioramento delle condizioni di vita che sono dovute a questioni di carattere ambientale. Questo problema qua i giovani del movimento Fridays for Future ce l'hanno perfettamente in mente, secondo me non è presente o comunque non è presente nella sua esplicitazione in nessuna altra forza politica o sociale, compresi molti movimenti ambientalisti, non sto parlando solo dei Verdi che in Italia non hanno fatto granché, no? Ma di movimenti invece ambientalisti che si sono battuti in battaglie molto importanti, ma che non hanno ancora saputo tematizzare completamente ed in maniera esauriente, nessuno l'ha fatto d'altronde, insomma, questo tema qua che invece è il tema del presente e del futuro. La mia opinione è che il successo di molti dei movimenti del partiti verdi, insomma, che si chiamano Verdi, nelle elezioni europee in altri paesi diversi dall'Italia sono dovuti a due fattori. Primo, che là l'informazione, per quanto assolutamente insufficiente, eccetera, non è degradata come in Italia. Cioè, noi viviamo in un clima di totale assenza dell'informazione sulle questioni ambientali e in particolare sulla minaccia climatica che incombe sul nostro paese come su tutto il pianeta. Negli altri paesi se ne parla di più. E secondo, no, che la storia dei Verdi intese come organizzazione politica in Italia è andata incontro a moltissimi compromessi che caratterizzano un pochino tutte le vicende politiche italiane e risente di un degrado del clima politico, insomma, che colpisce complessivamente tutti quanti. Da questo punto di vista qua, io penso che non vadano identificati i partiti verdi con i movimenti ambientalisti. Sono due cose differenti, in Italia la cosa è evidente, perché abbiamo dei movimenti, dei comitati che lottano per l'ambiente fortissimi e molto diffusi, mentre abbiamo un partito verde assolutamente inconsistente. In altri paesi il partito verde è molto più forte per una serie di vicende politiche di cui hanno anche dei meriti, ma l'ambientalismo complessivamente è una cosa differente.
Beh, per adesso è quasi una barzelletta, nel senso che hanno sottoscritto insomma una mozione e dopodiché sono allegramente sbattuti, ma questo è successo anche in Inghilterra, insomma, dove la cosa è stata imposta da un movimento molto forte che si chiama Extinction Rebellion. Ma se voi avete visto le fotografie o i filmati del voto del Parlamento inglese o di quello irlandese, eccetera, c'erano tre parlamentari che lo votavano, gli altri se ne stavano a casa loro. E quindi il problema è indubbiamente importante ottenere questa dichiarazione, importante anche che l'abbia fatta il Papa, che ha un pubblico e un ascolto importante, dopodiché, perché questa dichiarazione legittima le richieste di interventi molto più sostanziali. Però per adesso questi interventi non ci sono e non partiranno dai governi o dai parlamenti che hanno votato le regioni, ma dovranno essere imposti da movimento di base che però ha a questo punto una legittimazione, perché la sua controparte, cioè il governo locale o nazionale, ha dichiarato che effettivamente la situazione, emergenza vuol dire che la situazione è drammatica.